Roberto Benigni, che oggi compie 70 anni, ci ha regalato grande cultura e grande spettacolo. Emiliano Condò. Chi siete? Siamo due che... Cosa fate? Niente, roba... Sì, ma quanti siete? Due, siamo io e lui, dietro non c'è... Un fiorino. Si paga. Chi non pagherebbe un fiorino per ogni volta che ci ha fatto ridere, emozionare e anche commuovere? Roberto Benigni, l'uomo più divertente d'Italia, lo definì David Letterman. Era l'86. This is the first time I am with David Letterman. I scream, you scream, we all scream, I scream. Forse in America ancora non lo conoscevano tutti. Lo conosceranno e come, 11 anni dopo. Non chiedete i lecca lecca perché non ve li danno, ce li mangiamo tutti noi. Roberto! Ha cambiato il nostro modo di ridere, dissacrante e coltissimo, sacro e profano. Modello numero 4, Giuditta. Sono un faraone e lei, io ero terzino della Sampdoria. Diavoli improbabili, boss e mostri un po' per caso. Non mi somiglia per niente. Prendi lui e prendi Massimo Troisi, amici geniali. Salutami Mario e digli che io gli ho voluto più bene che... Uguale. Non possiamo farlo, dai! Se uno così lo inviti in TV, lo fai a tuo rischio e pericolo. No, deve venire! A domani! Deve venire. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovo... Fa impressione. E poi l'altro Benigni, 10 comandamenti, Dante, la Costituzione. L'inno di... Mameli. Per i 70 di questo ragazzo irriverente e spettinato, un regalo lo vorremmo noi, un altro film dei suoi. Via, via. Vieni via con me. E ora torniamo all'aggiornamento sulla notizia della...